Ciao a tutti, bentrovati e benvenuti in questo nuovo episodio di Nazma Eleven Go Galaxy Supernova. Nello scorso video c'è stata l'amichevole contro la Raymond Junior High ed oggi che si fa? Spero la partita contro le scimitarre, però non lo so, io ho detto che mi ricordo pochissime parti pre-partita, quindi per il momento andiamo al giardino del calcio, ritorno al giardino del calcio. Si sono sbloccate le amichevoli che avevo intenzione di fare, ma non in questo episodio. Magari nel prossimo è meglio farlo. Dunque, questo qua non l'avevo preso. Urlo vittorioso, andiamolo a vedere. A proposito, Inalink, che succede Inalink? Se mai avrete bisogno di alcune foto, e qui fermerei, chiedete a me, fermerei ad alcune foto. Delle partite non è che ci interessa tanto, sai com'è? Insomma, siamo un po' birichini noi. Amichevoli a raffica, ecco, le amichevoli è quello che mi interessava fare, ma non per il momento. Le vorrei fare prima di una partita importante, che ricordo quando è. Quella, una me la ricordo in particolare. Vediamo un po' sto urlo, Vittorio. Bella, Falco. Eccoci qui. Dunque, facciamo il punto della situa. Bene, ragazzi, per oggi basta con gli allenamenti. Andate tutti a riposarvi, così da essere freschi per domani. Va bene, capitano? Ecco, ora piano piano tutti quanti stanno iniziando a seguire gli ordini di Arion. Però c'è ancora qualcuno che è un po' titubante. Caspita, sono davvero stanca, ho bisogno di fare una doccia. Chissà cosa ci ha preparato la zia per cena. Non leggerò mai quel nome. Ha una fame incredibile. Sì, Buddy è un po' pensieroso perché ha rivisto la sua amica alla stazione del treno, quindi sta pensando, insomma, a cosa succede. Bene, ragazzi, abbiamo il nome dei nostri avversari ai quarti. Sono le scimitarre dell'Arabia Saudita. Il loro gioco si basa sul contropiede rapido. Hanno abilità individuali e collettive da non sottovalutare. In campo cercheranno di attaccare i nostri punti deboli. Non a caso vengono detti leoni d'Arabia. Gli allenamenti ricominceranno nella giornata di domani. Fino ad allora sarete liberi. Ah, siamo liberi di fare ciò che ci piace. È un problema. È come se ci dessero tempo per allenarci con le amichevoli. Un giorno di riposo, interessante. Ne approfitterò per riposare. Voi invece cosa farete? Credo che mi riposerò anch'io. Ho bisogno di recuperare le forze. Io invece andrò a far visita ai miei fratellini. Con il torneo non riesco a stare con loro come prima. Neutrino, se non hai impegni, ti andrebbe di venire a fare shopping con me? Eh? Sì, va bene. Io penso che mi allenerò. Non voglio certo perdere la forma fisica. Ben detto, Frank, mi unisco a te, allora. Riccardo, Victor, voi venite? D'accordo, un po' di allenamento non può che farci bene. Verrò anche io. Victor, continuiamo come l'altra volta. Va bene. E tu, Buddy, cosa farai? Verrai ad allenarti con noi? Eh? Ah, tranquillo, capitano, sto bene. Non voglio che sprechi il tempo con uno come me. Eh? Ma Buddy? Già. E fu così che spendemmo quel primo giorno di riposo dopo tanto tempo assorti in numerosi pensieri. Caspita, questo centro commerciale è davvero assortito. Non pensavo ci fosse una scelta tanto vasta. A proposito, Drina, era da tempo che volevo chiedertelo. Quali sono le condizioni del tuo contratto? Eh? Esatto. Vedi, il mio sogno è quello di studiare all'estero con la migliore squadra di ginnastica del mondo. Sai, la mia vecchia scuola era di un livello troppo basso rispetto al mio. E io voglio diventare la migliore ginnasta del mondo. Quindi ora ognuno ci espone i suoi sogni. Ehi, fratellone, allora com'è andato l'allenamento? Bene, grazie. Ma oggi l'allenatore ci ha concesso un giorno libero. E io sono qua per stare con voi. Davvero, fantastico! Ehi, Chip, cosa hai fatto alla faccia? Oh? Ah, niente di che. Avevo solo nascosto i giocattoli di Kenta, ma mi ha scoperto e colpito. Ascoltami, Chip, cosa ti ho sempre detto? Qualsiasi cosa tu faccia, falla senza essere scoperto. Se ti scoprono hai perso, ma se non ti scoprono vinci tu, hai capito? Sì, fratellone! Questo è un insegnamento da dare ai vostri figli, fratelli, sorelle, nipoti, parenti, zii, cugini, tutti. Un ottimo consiglio. Bravo. Oh no, chi non è così rumoroso?
Non riuscirò a dormire se non farò un po' di silenzio. Ora il recupero della mia forma fisica calerà al 73%. Ehi, papà. Mi chiedo però come facciano a sentirsi che stanno un po' distanti, eh? Basta che chiudi la porta e via. Papà, farò del mio meglio anche nella prossima partita. Sostienimi, ti prego. Ti girano, caro mio, lo so. Lo vedo. Ma hanno un campo da calcio, perché vengono ad allenarsi qui? Forse il campetto è un pochino più adeguato, magari. Sì, potrebbe essere. Ehi, Buddy, che ti succede, amico? Non sembri lo stesso di sempre. Ah, giusto. Stamattina ho visto Judy, sai? Cosa? Judy? Ehi, fratello, meglio non parlare a Buddy di questo argomento, lo sai bene. Buddy, non sai tirare calcio a pallone oggi? Ma che poi anche sti farabutti sono della Raymond, quindi qual è il problema con Buddy? Io vi conosco. Voi siete i ragazzi che sono stati espulsi dalla scuola. Patetici. Beh, a pensarci, la spazzatura sta tutta insieme di solito, giusto? Come osi. Ho la passerei liscia, te l'assicuro. Avanti. Ripetilo se hai il coraggio. No, Buddy, fermo. Non li picchiare o passi dalla parte del torto. Ehi, Arion, brutte notizie! La fatti fuori. Ah, sicuramente la pesta che ha sangue. Qual è il problema, Sky? Sembri davvero preoccupata. Si tratta di Buddy. È stato arrestato dalla polizia. Che cosa, arrestato? Ma com'è successo? Ecco, sembra che sia rimasto coinvolto in una rissa con alcuni delinquenti in città. Wow, ragazzi delle medie già delinquenti. Una rissa? Beh, non mi stupisco. Se ben ricordate, contro la Royal ha giocato in modo molto aggressivo. Ah, chi hai chiamato rammollito? Su, forza, ripetilo! L'allenatore Black si sta dirigendo sul luogo proprio ora. Bene, dobbiamo assolutamente andare anche noi allora. Ben detto, voi intanto andate in Azuma. Penserò a chiamare gli altri. Ci vediamo là! Arriva lì Black con una mazzetta da 100 bigliettoni, tutti quanti da 100. Ma quanto è bella la mafia! Facciamo ciò che ci richiede il gioco invece di andare in giro a caso, anche se poi lo farò comunque. Eccolo lì! Buddy, per quanto ancora abbiamo intenzione di comportarci in questo modo? Cosa intendi? Per quale motivo hai reagito così prima? Non era necessario? Oh, è semplice. Mi sono sentito in dovere di proteggere il nostro gruppo. Come proteggere il nostro gruppo? Intendi il nostro territorio, il nostro orgoglio, che cosa? A me invece sembra che ci stiamo rovinando con le nostre stesse mani. Che cosa? È vero. Abbiamo finito, Buddy. Forza, ora andiamo. Così facile. Come, non mi rimprovera l'allenatore Black? Vuoi davvero che lo faccia? Eh? No, Buddy, ci picchia. E quindi si è scazzottato con quei delinquenti e, insomma, polizia. Sono contenta che tutto si sia risolto per il meglio. Sì, sono d'accordo. Tuttavia mi sembra chiaro che Buddy sia un individuo pericoloso. Come? Pericoloso? Già, vedi, capitano, ho fatto delle ricerche sul suo passato. A quanto pare a scuola era un vero e proprio delinquente. Era a capo di una gang di teppisti. Cosa? Dici sul serio? Dopo aver causato alcuni problemi alla scuola, lui e alcuni suoi amici vennero espulsi. A prima vista può sembrare un tipo tranquillo, ma se si arrabbia il suo aspetto cambia di colpo. Non a caso è per questo che nella sua scuola era chiamato Buddy, Angelo e Demone. Cambiare idea. Le condizioni del suo contratto con la nazionale, infatti, garantiranno il ritorno a scuola suo e degli amici. Tuttavia c'è ancora qualcosa che non mi convince. Scavando ancora a fondo ho scoperto dell'altro. In realtà, Buddy era un ragazzo molto gentile e cordiale. Un giorno, però, improvvisamente diventò un'altra persona. Cos'è successo? Beh, ecco, a dire il vero non sono riuscito a trovare informazioni. In ogni caso, Buddy probabilmente lascerà l'Inazuma Japan. Cosa? Sì, ce lo stava dicendo poco fa il vice allenatore Shipwood. Beh, è inevitabile.
Stavolta non è successo niente, ma se dovesse comportarsi di nuovo così, se causasse altri problemi, la nostra squadra potrebbe anche andare incontro ad una squalifica. No, non è giusto. Cercherò di far cambiare idea all'allenatore Shipwood. Non c'è alcun bisogno di farlo. Allenatore Black. Buddy rimarrà nella squadra. Questo è tutto. Allenatore Black. Questa decisione era del tutto inaspettata, devo essere sincero. Ma non è vero mai. Allenatore Black. Per quale motivo non ha cacciato Buddy dalla squadra? Come proteggere il nostro gruppo? Intendi il nostro territorio, il nostro orgoglio, che cosa? A me invece sembra che ci stiamo rovinando con le nostre stesse mani. E se avessero ragione loro, cos'è che voglio difendere veramente? Non serve a niente fare il duro se poi sei così debole. Non posso continuare così, devo continuare ad allenarmi. Ha problemi di gestione della rabbia, ma non lo posso biasimare. Il giorno dell'incontro, buono, ci siamo allora. Ragazzi, finalmente ci siamo! Oggi affronteremo le scimitarre a mani nude! Yeah! Abbiamo lavorato duramente, perciò sono sicuro che andrà tutto bene. Vinceremo assolutamente. Però no, in realtà ci va bene. Noi siamo la Inazuma Japan. Inazuma significa fulmine o fulminante. Quindi le scimitarre, essendo anche fatte in una lega di metallo, attirano i fulmini. E quindi moriranno folgorati. Che bella immagine. Ehi, Buddy, mettiamocela tutta, d'accordo? Certo, capitano. Bene, è ora di andare. Tutti alla stazione! Ah, l'abito che indossa Black è un capo italiano. E anche le scarpe. Ragazzi, noi italiani siamo di una raffinatezza. Sarà un uomo molto ricco. Come paga bene la mafia? Ma sì, in fondo Black è un mafioso. Cioè, a voglia di, è un mafioso, punto. Ci siamo, eccoci finalmente giunti ai 88esimi quarti di finale delle qualificazioni asiatiche del Football Frontier International Vision 2! Oggi qui alla stagione Cammino Imperiale si sfideranno Inazuma Japan e Scimitarre! Sin dall'inizio del torneo i giocatori in maglia verde hanno praticamente dominato ogni incontro. Inazuma tuttavia avrà adottato di sicuro delle contromisure. Chi sarà a vincere questa partita? Fratellone, fare il tuo meglio! Batti. Judy, per quale motivo sei venuto a vedermi giocare? Ehi, Buddy, stavi guardando verso la tribuna? Hai visto qualcuno che conosci sugli spalti? No, tranquillo, va tutto bene. Bene ragazzi, venite da me quando siete pronti per la partita. Certo che il presentatore è difficile a farlo, accidenti, mi svena proprio. C'ha un importante uso del diaframma, di tutte le corde vocali, mamma mia. Arion, tieni d'occhio Buddy, ma tranquillo, in questa partita non accadrà nulla. Noi siamo italiani, quindi facciamo questo gesto. Poi che significherà quel gesto non lo so. Bene, Buddy è centrocampo ovviamente, quindi sta bene lì. Wow, non si può dire che i tifosi non siano agguerriti. Già hai ragione, sarà divertente. Non rilassatevi troppo ragazzi, il nostro futuro, anzi, il futuro di tutti dipende da questa partita. Il futuro di tutti? Sapete che non mi ricordavo quel dialogo? Mi pare che non l'ho letti quei dialoghi pre-partita. In Big Bang. Con il senno di poi, è un dialogo molto importante. Vinciamo e passiamo il turno. Poi andremo alle semifinali, poi in finale, poi qualificazione, cioè poi ci saremo qualificati per andare contro il mondo. Livello 11 anche loro. Vabbè, noi siamo bene o male sempre come l'altra volta. Perché più i giocatori ve li faccio vedere a fine partita come migliorano. E non ho fatto sfide, quindi... Arsura del deserto! Tormenta di sabbia! Rimessa portentosa. Cap. Drift nel deserto! Calze drift! Corsa all'oro nero. Bella quella. Allora, sì, però è proprio quello, è proprio il nome vero della mossa.
Ok, corsa all'oro nero, corsa all'oro e corsa all'oro. Amir allena le scimitarre, furore del deserto, PT totali invariati. Quello è buono. Elemento fuoco e portierone. Non male, mi piace elemento fuoco. Bene, ci siamo, cari spettatori! Sarà di Nazuma Japan a battere il calcio d'inizio di questo primo tempo! Forza, Buddy Fury, concentrati sulla partita. Buddy... Ok. Giochiamo allora! Ti fermerò! Ha detto, l'ha fatto. Forza ragazzi, tutti all'attacco! Sì! E ora vi mostreremo la potenza della nostra squadra! Forza, tattica speciale, furore del deserto! Accidenti! Che potenza incredibile! Quindi è questa la tattica speciale delle scimitarre! Ah no, è invincible! Non si può fare niente! È presa! Tanto fa gol! Corsa all'oro nero! Non la può prendere perché scivola! C'è petrolio sopra, è ovvio che scivola. Muda muda muda. Gol! Le scimitarre segnano una rete solo pochi minuti dopo il calcio di inizio. Sarà senz'altro un duro colpo per la nazionale giapponese. Dovranno reagire il prima possibile. Un tiro incredibile, niente da dire. Non abbattetevi ragazzi, la partita è appena iniziata. Sono sicura che riuscirete a pareggiare subito. Muda 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 muda. Basta. JoJo's reference massimo una per video. Massimo è proprio cappato. No, passata. Non mi far urlare. Ora. Annichilito proprio. Basta la presenza di Buddy Fury. Frate, io e te abbiamo lo stesso attributo. Vedi di fare quello che devi fare. Pensaci tu. Un pochino più forte, ok. Arsura del deserto! Boia che arsura! Destra! No! Tormenta di sabbia! Ti butta la sabbia negli occhi, grazie. Mi dà pure fastidio, eh. Non è per dire, ma... Take on illusorio! Mannaggia la peppina! Che fa il caffè! Che non si beve né col latte né col tè. Frate! Vedi, faccio una rima continua, non finisce più. Vai, Frank! Frank, fermalo! Fagli una jab! Ma no, lui... Vabbè, fa il drift. Qua ci parte l'Eurobeat col drift. E parte pure 10 copyright partono, minimo. Se metto un Eurobeat qui. No, c'era Trina, però, che era forte. Oh, Keenan! Keenan, che mi combini! Keenan, mio bellissimo Keenan! No! No, no, non è vero, non è vero, non è possibile, non è, no, non ci voglio, no, non lo accetto, non lo accetto, non è possibile, no, ma perché mi devo incazzare ogni volta io con Nazuma Eleven, con i loro fuori giochi inesistenti, con le loro parate impossibili del portiere? Ok. Ora non puoi parare perché la palla ti arriva dritto per dritto in faccia. 153, prima ho fatto 151. Ho perso comunque potere. Non la para comunque. Non la para comunque. Oh, oh, oh yeah. Vai così. Non sono mai stato tanto contento per un gol come oggi. Vai. E vai così. Tifoso. Cacchio, il tifoso faccio.
Oh! Mezza tacca. E tu saresti un rappresentante del Giappone? Ma non farmi ridere, sei troppo debole. Cosa? Debole? Tu? Come osi chiamarmi debole? Beh, cosa vorresti fare? Ah! Cosa? Incredibile! Buddy colpisce il suo marcatore con veemenza! Questo è un fallo bello e buono! Quel Buddy è un tipo a dir poco interessante. Oh no, l'ho fatto di nuovo. Buddy, per quale motivo continui a comportarti in questo modo? Perché ha paura, non è così, Buddy? Eh? Sì, lo percepisco, perché anche io ho paura. Paura? Di cosa dovrei avere paura, Trina? Sentiamo. Ehi, voi, lasciate in pace Judy! Non serve a niente fare il duro se poi sei così debole. Dai, andiamo, lascia stare questo sbidollato e vieni a giocare con noi. Oh, cosa, Judy? Io dovevo proteggere Judy, ma ero troppo debole al tempo. Capitano, credo che Buddy abbia paura di restare solo. E anche per me è la stessa cosa. Ci siamo! La partita riprende con un calcio di punizione a favore dell'Arabia Saudita. Rabbia esaurita? Ok. Wow, oi! Frate! No! Ok, non è fuori gioco, strano. L'ho passata pensando di essere in fuorigioco. Va bene, meglio così. Ok, le mosse non le recito ogni volta, perché sennò qua finiamo nel ridicolo davvero. E già sono abbastanza ridicolo senza urlare il nome delle mosse. Però intanto vantaggio 2-1 nel primo tempo è tanta roba. Specialmente quando la partita è guidata in parte. Che poi la barra non serviva da riempirla per fare gol, ma solo per far arrabbiare Buddy. Eccolo, questo qua è un altro carro armato. C'è paraurti potente. Non si fa niente, di certe spallate tira. Ha la protesi, a forza da spallate. Mica no. Senti, grande Frank, mamma mia ragazzi. Ma che squadrone abbiamo? Ma che squadra ci abbiamo? Ma chi si racconta? Oh, in tre, qualcun altro vuole unirsi alla festa? Guarda un po'. Zeta Zag. Eccolo qua, da solo Arion. È da solo contro il portiere. In faccia, bello. Pallonata dritta. Furia del vento. Potrebbe pararla. Di uno. Woohoo! Ma chi si racconta? Ma come si fa? Vabbè, finita comunque il primo tempo, dai. Falli andare, falli andare. Potrei bloccarlo con Arion. No, ah, non era Arion. Ah, Falco l'ha preso prima. Stavamo pari praticamente. Forse Falco aveva quel pixel in più di vicinanza. Volevo chiederti scusa per il contrasto di prima. Ti sei fatto male? Un contrasto debole come quello non avrebbe fatto male a nessuno. Debole? Sei soltanto un codardo, amico. Uno come te non può che affidarsi alla forza bruta. Sei patetico. Continuate a dire che sono debole, eh? Molto bene. Ora vi mostrerò la mia vera forza. Fatevi sotto. Buddy, ti prego, smettila. Pensa solo a giocare a calcio. Fare a pugni non serve a niente. No, no, no. Non deve permettersi di chiamarmi debole. Io non sono un debole. Buddy, ascoltami. Credi che essere forti sia davvero così importante? Certo che sì. Essere forti è meglio che essere deboli. Lo pensi davvero? E cos'è che ti renderebbe meno forte ora? Cosa? Proprio come pensavo. Il tuo punto debole è esattamente questo. Cerca di mantenere la calma nel secondo tempo, amico, intesi? Ho letto male quella frase, ma il senso ci stava, dai. Accidenti, l'ha fatto di nuovo.
Non riesce proprio a controllarsi, eh? Ehi, Arion, forse è meglio che Buddy non giochi nel secondo tempo. Riccardo, anche tu. Non credi che dovremmo aiutarlo? Buddy giocherà anche nella ripresa. Ma allenatore Black, se Buddy resterà in campo, vincere questa partita sarà molto difficile. Credo di averlo già detto, Riccardo. Buddy giocherà anche nel secondo tempo. Questo è tutto. Adesso basta. Non posso permettere che la mia squadra rischi di perdere per colpa mia. Buddy, stai ancora permettendo al passato di offuscare la tua mente, non è vero? Bene, cari spettatori, il secondo tempo di questa partita sta per cominciare. Nonostante le difficoltà di Nazumati nel passo degli avversari, che incontro emozionante! Non so perché, però mi viene da farlo con questa voce un pochino più alta, no? Il tizio lì. Non lo so perché, boh. E parla anche veloce. Questa volta ti fermerò! Ah! Se vuoi così tanto la palla, vieni a prenderla! Però così no, eh. Oh no, ti sei fatto male? Sei così debole da restare a terra dopo un tiro di questo genere? No! Oh no, gli avversari stanno per... Devo fare qualcosa! Oh! Accidenti. No! Vai, Victor, prendi tu palla. Oh no! Cherry, pensaci tu! Se no ci penserà Arion... Infatti. Era l'unica cosa possibile. Osi fare del male a mio amico Buddy, te ne pentirai! Dei con l'illusorio! Ok, si avanza. No! Ok, cerchiamo di rubare palla. Neanche per sbaglio. Ok, Arion, riprendi pallone. Bravissimo, Arion! Sei con l'illusorio! Buono. Ok, perfetta! No, dai! Ma c'era! Era buono! Era calcolato al millimetro! Ma no! Perché mi deludi? Oh, colpo critico! Ah, no, volevo fare gol, dai, con attacco parkour. Forza! Ti stai sforzando davvero tanto, eh? Ma dimmi, pensi davvero di poter resistere ancora per molto? Oh, è entrata dura di Ashraf ai danni di Buddy! L'arbitro fischia un fallo a favore dell'Inazuma Japan. Non ci posso credere! Le scimitarre hanno preso di mira Buddy! Buddy... Non farmi ridere! Pensavi davvero di venire qua e vincere contro di noi? Staremo vincendo 2-0, Staremo vincendo 2-1, non è per dire nulla. Forza, perché non ti avvicini, codardo? O hai paura? Io non sono debole. Io sono forte. Sono diventato forte. I miei amici mi stimano per questo. Se sono forte, nessuno potrà mai abbandonarmi. No, Judy! Fermati, Buddy. Continuando in questo modo finirei per farti male. No! Ah! Ah! Va bene, basta così. Ok, devo farlo un pochino più espressivo. Wow. Va bene. Ora vi mostrerò la mia vera forza! Bene, fatti sotto! No, Buddy, non andare! Sei proprio sicuro che sia questa la tua vera forza? Sì, proprio così. Ti sbagli. Questa non è vera forza.
La vera forza consiste nell'affrontare le proprie paure e avere il coraggio di superarle. Solo così diventerai forte. Perché ha paura? Perché ha paura, non è così, Buddy?怖がっているものが怖いものがあるんだったらちゃんと向き合うんだ。りゅうちゃん、そ、さとちゃん、りゅうちゃん、どうしてそこまで強くなりたいの？それは、それはさとちゃんの弱いやつを嫌うから。だから俺は、あの時のりゅうちゃんは弱くなんかなかった。 私のために勇気を出して一命子に立ち向かってくれたリュウちゃんは決して弱虫なんかじゃない。そんなリュウちゃんが好きだった。でもあの時の私はどうしていいか分からずに逃げ出してしまった。だからずっと謝りたかったの。サトちゃん、サカ、 Cosa? Sta piangendo. Sta piangendo! Quel tipo è veramente un rabollito! Taci! Mamma mia, guarda, mi sono incazzato bene! E allora questa è la vera forza. Non avevo mai provato niente del genere prima d'ora. Forza, capitano! Ora giochiamo a calcio! Sì! Bene! La partita riprende con un calcio di punizione a favore dell'Erazuma Japan! Allora, calcoliamo bene la faccenda. Devo tirare con Buddy, scommetto, vero? Yeah! Beh, non proprio con Buddy, ma devo riempire la barra. Allora, mi ha preso palla? No, perché la passo indietro? Ho sbagliato per metà. Premuto una volta di più. Portier. Oh cavoli. Super tiro. Vai palla. Potenza piena. No. In tre. Ok. Si era in due però in tre in un, per una palla. Ok. Te con illusorio e ti rubo palla. E poi ti rubo anche la ragazza magari, eh. Cioè no, per dire. Non che ne abbia bisogno, a dire il vero. 30 pitti ad Arion. Ok. XO, marca Window! Marca Window. Window è un personaggio un po' oscuro, quindi devi marcarlo bene. Buono, 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 buono! Finora ho sempre vinto con un 5. Vabbè, c'è il gol dell'avversario perché il computer dice devi fare gol all'avversario. Quindi 5 ad 1 ci siamo sempre alla fine, eh. Bene, mostrerò a tutti il vero Buddy Fiori. Ah! Mamma mia che bello il doppiatore giapponese. Ma anche Merluzzo ha fatto un ottimo lavoro con Buddy, eh. Oh, Buddy! Forza, è ora di giocare. Non montarti la testa, ti fermerò! Ma levati, dove ti presenti? Ehi, lo stile di gioco di Buddy pare essersi trasformato di colpo. Già, a quanto pare ora è in grado di controllare la sua vera potenza. Interessante. Vai, Buddy! Coraggio! Catapulta furiosa!
Ah, oh, che goduria, che goduria. Gol! Buddy Fiori segna con l'ausilio della sua nuova tecnica speciale! Che tiro incredibile! Una rete davvero meritata! Straordinario! Avete visto tutti? Questo è il vero Buddy Fiori! Yeah! Catapulta furiosa! Peccato che serva poco. Bravissimo, Buddy! Finalmente sei riuscito a lasciarti il passato alle spalle! Bene, siamo alla metà del secondo tempo. Quindi la partita è quasi bella che finita. Siamo 5-1. Un altro gol non penso ce lo faranno. E spero non ce lo facciano. A dire il vero. Ma... ok, c'è solo Falco. Arion non c'è entrato in contatto. Va bene, c'entra Arion Deska. Sakamoto Deska, Arion Deska, no? È Arion? Sì, è Arion. Nessuno che lo ferma, ci hanno paura. No, Buddy, ti prego, Buddy, resisti. Sguardo furioso. No! Dolore, dolore atroce. Gli occhi pieni di sabbia, no. Ah, è vero. Ho ancora la tattica speciale io. Sì, sì, fate il furore del deserto. Mo ci penso io a voi. Ainzatsu. Che poi ho tradotto Ainzetsu. Mi pare che significa potere. Mi pare puro. Non ricordo che significa. È una parola che non c'entra niente con la chiave di violino, però. Vabbè, questo proprio non lo so. Non so neanche che dire. Non ci ho fatto caso neanche per sbaglio. Ok, ho esagerato un pochino, ma va bene. Dai, 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 Trina. Vabbè, Trina, senza che te lo dico. Ma Trina. Ma era Trina. Oh. Ma era Trina. Ma scherziamo, era Trina, oh. Allora, allora, Buddy. Buddy è tua, 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 Buddy è tua. È tua, Buddy. Catapulta furiosa. Vediamo che schifo che fa catapulta furiosa. È debolissima, sì, in effetti. Se la para. Ah, si è caricato. Dopo fa se carico. Ho fatto cambio portiere. O si è semplicemente ricaricato dopo il... no, come ha fatto? Oh, non lo so. Non ho capito niente. Allora, in realtà con... è finita. Peccato, peccato. Ma... davvero un peccato che sia finita così. Potevo fargli un altro gol con Victor. Volevo però tirare con Buddy e l'ho fatto. Scarto controtempo. Oh, bello. Bello. Doppio tocco di Trina, finalmente. Stoccata invertita. Yeah. Mi piace stoccata invertita. Tutti livello 12 e 13, tranne i più... Terry 16. Terry è facile da allenare. E sale anche più in fretta degli altri. Ed è molto forte come personaggio. Quindi un personaggio forte, top tier, che sale così velocemente. Ma... ed ecco il fischio finale. L'Inazuma Japan batte le scimitarre e accede alle semifinali. Bravo, Buddy, ce l'hai fatta. Hai giocato in maniera splendida. Capitano. Ehi, hey, il calcio comincia a piacermi, sai? Cosa? Dici davvero? In ogni caso hai ragione, il calcio è davvero fantastico. Sì. Pensavo di proteggere i miei amici, ma in realtà stavo proteggendo solo me stesso. Lo facevo per paura. Paura di essere abbandonato da tutti. Ma adesso ho capito chi sono veramente. Hai visto, Riccardo? La squadra sta migliorando di giorno in giorno. E il motivo di ciò è Arion, ovviamente. Già. Io vorrei dire che la palla neanche è arrivata in porta, anzi neanche nella nostra area, veramente. Tranne quando era invincibile, quindi, insomma, siamo forti, eh. Jody, ti ringrazio per essere venuto a fare il tifo per me oggi. Nessun problema. Ho sentito dire che stavi dando il meglio di te nella nazionale giapponese, quindi... ah, capisco. Ci ho riflettuto molto, ma alla fine ho deciso comunque di venire e sono contenta di questo.
Buddy, vorrei dirti ancora che... Beh, ecco, ciò che feci allora. Non dire niente, Judy. Beh, ci vediamo presto allora. Diventerò forte anche io un giorno. Proprio come te, Buddy. Sembra che ci sia una specie di love story tra i due. Ma, chissà! Chissà poi! Prima Falco Flashman, poi Cherry Blossom e ora Buddy Fury. Sapeva già che sarebbe andata in questo modo, vero? In ogni caso non è ancora questa la loro vera potenza. Cosa intendi dire? Ah, giusto. Prima o poi capirai, vero? Molto bene, allenatore. Dopotutto il momento da lei tanto atteso si sta avvicinando. Oh oh! Che cosa voleva dire? Oh! Next episodio! Evviva! Abbiamo superato anche il terzo turno! Devo dire che Buddy mi ha davvero sorpreso durante l'ultima partita. Tuttavia, mi chiedo chi fosse quella ragazza. Boh, chi lo sa? Non ne ho idea. Mi raccomando, Trina, la prossima partita sarà la semifinale e noi dobbiamo vincere. Sembra che avremo modo di fare anche altri tipi di allenamenti speciali. Questi nuovi tipi di allenamento sembrano molto pericolosi. Lo saranno! Lo saranno pericolosi! Lo saranno! Non so perché sono così contento che siano pericolosi, ma tanto non lo sono, a dire il vero. Siamo ora agli 11 della tecnica! Oh oh, ragazzi! Non avete idea di quanto mi sta piacendo rigiocare in Azuma Eleven Go Galaxy per la terza volta! È davvero divertente! Davvero, davvero divertente! Mi sto immaginando anche la post-produzione del gioco mentre gioco ed è fantastico. Sono davvero in piena attività creativa, nonostante non riesca a caricare sempre tutti i giorni come vorrei i vari video. Ma in ogni modo questo video termina qui. Io spero che vi sia piaciuto perché ci sono delle idee in mezzo. Ad ogni modo, in descrizione trovate il link per Instagram e Telegram e se ancora non siete iscritti al canale magari fateci un pensiero. E noi ci vediamo ovviamente alla prossima. Bye bye!